Elia e Jane ancora insieme, continua la storia d'amore della coppia. Dopo il GF VIP, Jane Alexander ed Elia Fongaro continuano ad essere una delle coppie più chiacchierate del mondo del gossip. I due innamorati infatti hanno destato molto scalpore durante la permanenza nella casa ed è normale che i fan del Grande Fratello VIP vogliano sapere come vadano le cose. Ebbene, le novità arrivano proprio dalla bellissima Jane che in un post piuttosto lungo su Instagram ha parlato di alcuni problemi che dovrà affrontare prima di Natale e di cosa sta organizzando per Elia a Capodanno. Un post che i fan hanno apprezzato moltissimo e che sicuramente farà il giro del web. Ma veniamo subito al dunque. Elia e Jane oggi, una cena a lume di candela a Capodanno, la rivelazione su Instagram. Roma, così ha esordito Jane. Piove, ed io la pioggia la digerisco poco e male. Poi stiamo sotto Natale, e quindi niente contratto registrato, che significa niente acea, e niente luce, traslocatore impegnato e niente mobili. Cancelletto disagio, ma manco troppo. Una parte di me si diverte un sacco, e già sto organizzando il primo Capodanno a lume di candela a casa Alexander. Jane insomma avrà dei piccoli problemi durante queste festività natalizie, ma ciò non significa che dimenticherà di passare uno dei giorni più belli dell'anno, cioè il Capodanno, con il suo bel Elia. E pensare che uno scoop lanciato prima della finale del GF VIP aveva messo seriamente in dubbio la credibilità della relazione. Per fortuna questi pettegolezzi possono essere smentiti e Jane con questo post lo ha fatto nel modo più chiaro possibile. Elia felicissimo con Jane, la coppia sorprende dopo il GF VIP 2018. Elia dal canto suo sembra felicissimo di vivere questa storia d'amore, visto che tra le storie Instagram continua a postare foto con lui e Jane assieme. E lo fa anche ora che è tornato a casa e ha rivisto il suo fratellino, di cui tanto abbiamo sentito parlare durante il GF VIP 2018. Non sappiamo cosa succederà in futuro a questa coppia, ma se il buongiorno si vede dal mattino, e cioè da questi primi mesi di conoscenza, il futuro non potrà che essere roseo. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.